Siamo con Erika Paluber a Milano, segretario generale, comitato organizzatore di Anterselva. Ormai sono arrivati questi mondiali di Anterselva, immagino l'emozione anche sta arrivando. Sì, ormai sono arrivati, mancano poco più di 100 giorni mi sa. Siamo veramente tiratissimi al momento, però siamo veramente in programma con tutte le preparazioni e adesso siamo al final sprint, diciamo, della preparazione, sì. Un po' come Dominic Vindish, no? Sì. Nello sprint. Esatto, un po' come gli atleti, sì. No, tutto pronto e i lavori sono quasi terminati e sì, tutto a posto. Vedo che anche la Fisi vi sta dando molto spazio in questo periodo e oggi è arrivata anche la notizia, insomma, che la Rai sta cercando di trasmettere in diretta le gare di Anterselva. Sì, di quello siamo veramente molto molto contenti, perché da anni che stiamo dietro, che la Rai ci dà una mano a portare questo nostro sport spettacolare in tutto sul livello nazionale, e se veramente riescono a venire ad Anterselva mondiali, allora siamo contentissimi. Non dimentichiamo che però molto avete contribuito anche voi, penso allo stesso Giro d'Italia, che è stata una cosa fondamentale, credo, sì, per Anterselva, per farsi conoscere al grande, sì, pubblico. Sì, la tappa del Giro d'Italia per noi è stata veramente una grandissima avventura, è stato un evento bellissimo, anche tutta un'altra cosa che il biathlon certamente, però si è visto che gli spettatori e i fan erano tutti molto contenti dello stadio e anche le riprese televisive, cioè, hanno portato queste immagini di questo stadio di biathlon fuori ai fan dello ciclismo, e penso che è stato un bel investimento. Una cosa importante, c'è stata già una risposta, penso anche alla vendita dei biglietti da parte del pubblico italiano? Sì, abbiamo notato che veramente sono tanti italiani che comprano i biglietti, grazie certamente ai risultati dei nostri atleti, soprattutto la Dorotea Vira, il Vindish Dominic, Luca Sofri e Elisa Vitozzi, con i loro risultati spettacolari della stagione scorsa, ci aiuta tantissimo a far conoscere questo sport sul livello nazionale. Saresti mai aspettata quando 2 anni fa avevate vinto con la vostra candidatura questi mondiali di Anterselva, avresti mai immaginato che sarebbe stato quasi un preolimpico in vista di un'Olimpiade che si disputerà a casa vostra? No, non l'avrei mai immaginato. È stato sempre un sogno mio personale, cioè organizzare una volta in vita mia le gare olimpiche ad Anterselva. E si è realizzato praticamente un sogno, ma non solo per me, ma anche per tutto il comitato organizzatore e soprattutto per tutti i nostri volontari, che veramente per tutti loro è un sogno poter far questo. Veramente siamo molto orgogliosi e molto contenti. Una cosa che mi ha colpito prima, quando avete parlato, addirittura c'è la lista di attesa per i volontari. Sì, noi non so perché stavamo parlando adesso venendo giù da Anterselva, noi abbiamo per i mondiali sui 1500 volontari, che sono gran parte dell'Alto Adige certamente, ma anche da fuori, anche della Germania, dell'Austria, che ci chiedono se possono essere volontari. Noi siamo in questa posizione veramente speciale, che c'è gente che ci chiede se possono fare volontari, noi ne abbiamo già abbastanza e non dobbiamo mai cercarli, e anzi c'è gente che ci chiede, e c'è questa lista di quasi 100 persone che aspettano se c'è un posto di poter fare volontario. Quello è veramente una situazione spettacolare e particolare, siamo molto orgogliosi. L'ultima cosa, immagino sia, vi abbia riempito di orgoglio anche il fatto che tante nazionali hanno scelto Anterselva quest'anno per prepararsi, non l'ultima la Norvegia che è lì, cioè avete avuto sia Johannesburg che Martin Fourcade in estate, oltre ai big italiani. Sì, quest'anno è stato veramente, quest'estate è stato un'estate particolare, però mi sembra anche normale che la stagione o l'estate prima dei mondiali le nazioni e le squadre si allenano tutti al posto dove poi fanno le gare mondiali, sì. E infatti sono stati tutti i big star, Martin Fourcade, la Norvegia, certamente anche i nostri, che ci sono anche la settimana prossima, se non sbaglio, perché vogliono adeguarsi allo stadio, alle tutta l'altura, magari. Sì, esatto, sì, 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 sì. L'ultima cosa, un invito ai tifosi italiani che ancora non hanno preso il biglietto, magari sono ancora un po' in dubbio. Non potete essere in dubbio. Allora, tutti quelli che vogliono venire ad Anterselva a seguire le gare dei mondiali, vi do il consiglio di comprare subito il biglietto sul nostro sito, sul ticketing online. Sono rimasti pochissimi biglietti, cioè non fatevi perdere questa occasione.